L'Ascoli sfida il Benevento al Picchio Village nel match valevole per la decima giornata d'andata del girone B del campionato Primavera 2. Mister Ledesma si affida a Sciamarella in porta, poi Caucci, Ciccanti e Dodde, Zagari, Di Teodoro, Gaspari e Lo Scalzo, Cola Iacomo, De Vite, Capitan Gorica. Di fronte i giallorossi allenati da mister Jezzo, terzi in classifica, arbitra l'incontro di Reda della sezione di Molfetta. In avvio, calcio di punizione per gli ospiti, va con il destro Francescotti, pallone di poco sopra la traversa. Si fa vedere l'Ascoli, azione caparbia sull'out sinistra di Cola Iacomo, la sua fisicità, poi alla meglio il servizio per De Vit, il destro deviato in corner con il corpo da Nunga. L'Ascoli con lo scalzo sulla fascia destra, lato corto dell'area, poi Gaspari col mancino, c'è una deviazione, pallone out. Dodde per lo scalzo, subito in verticale alla mezz'ora per Cola Iacomo, destro strozzato che sfila sul fondo. Minuto 46 del primo tempo, rimessa laterale di Ciccanti, tocca Gorica per De Vit, il destro a giro è fantastico, la rete di Francesco De Vit, primo gol stagionale per il centrocampista offensivo classe 2007, abbracciato da tutti i compagni, la sblocca la squadra di mister Ledesma. All'intervallo esce Gaspari, dentro Brown Samper, il Benevento sotto di una rete, prova subito a reagire con questa iniziativa sulla destra da parte di Rucci, il suo traversone, poi il destro di prima intenzione di Sessa che scheggia la traversa. Ancora Benevento con Francescotti sulla lunetta, lotta con Caucci, poi arriva Balzano, il suo destro out dopo una deviazione. Ancora Benevento con Nunga, il servizio per Balzano, poi Francescotti per Donatiello che carica il destro, l'imbucata per Sessa, tiro sporco, nessun problema per Sciamarella. Punizione dalla destra per l'Ascoli, va Ciccanti, la deviazione in aria di Cola Iacomo che non trova però lo specchio della porta. Contropiede del Benevento con Donatiello. Sulla destra si fa vedere ancora Rucci, dentro per Francescotti, si oppone con i piedi Sciamarella, ottimo intervento il suo. Corner dalla sinistra per l'Ascoli, colpo di testa di Zagari di poco alto. Ancora Ascoli con Gorica nel corridoio centrale, viene sgambettato da Avolio, arriva l'arbitro che lo ammonisce, qualche parola di troppo e arriva il rosso, Benevento in 10, espulso Vincenzo Avolio, difensore classe 2005. Nel terzo minuto di recupero sbaglia Di Teodoro, prova ad approfittarne Francescotti ma il suo destro si spegne al lato. Arriva la quinta vittoria in campionato per l'Ascoli dopo una buona prova, diventano 17 i punti in classifica della squadra di mister Ledesma in un buon momento di forma in vista del prossimo impegno che sarà in programma tra una settimana sul campo del Perugia.